Si accentra e basta, grazie. No, grazie dell'ospitalità, grazie a questo teatro incredibile. La nostra voglia di unirci alla vostra voce o comunque di offrire una platea in questo momento più grande al teatro italiano, che sembra snellirsi e ridursi in qualche maniera. Cioè qualcuno in qualche maniera vuole che il teatro italiano abbia una voce più piccola, no? Noi crediamo che l'inizio di tutto, della musica, in grande o in piccolo stile, underground o mainstream che sia, l'inizio del cinema è il teatro. Quindi il maggiore rispetto, più i tempi corrono, più bisogna guardare al passato. In questo caso guardiamo un posto passato e storico come questo quasi come fosse una bomboniera da conservare, invece deve continuare a vivere e deve continuare ad essere il centro di propulsione artistica in genere di quello che sarà sia per la musica sia per l'arte in genere italiana e non solo. Quindi noi già nel nostro disco abbiamo fatto una grande dedica a un grande del teatro italiano, del pensiero, della filosofia italiana, che è Carmelo Bene. E nello stesso momento, già in marzo, quando ancora dovevamo cominciare, avremmo dovuto fare quel tour che poi è stato in qualche modo spostato per colpa di qualcuno, non so, non c'è in questo momento, avevamo problemi di voce, se n'è andato, abbiamo cacciato via. Adesso siamo tornati, però già in quel momento volevamo fare questo mondo di unico fra teatro, musica, perché è una cosa che ci interessa in genere, l'arte visiva, l'arte teatrale, l'arte cinematografica e la musica insieme. Poi abbiamo scelto di cacciare via questo singolo, Io non lascio traccia, dedicato a Carmelo Bene, ci siamo sentiti partecipi di questo movimento bellissimo che è il Teatro Valle ha cominciato, i ragazzi del Teatro Valle hanno cominciato, li abbiamo seguiti a Venezia, li abbiamo seguiti ovunque abbiate portato, insomma, questo gesto. E quello che possiamo fare noi, ci siamo parlati, no? Onestamente la cosa più grande che avremmo potuto fare per questo movimento era dare il nostro spazio, più che venire qui a fare un concerto, e quello succederà, no? E succede come succede spesso fra di noi all'improvviso, a Roma succede spesso questa cosa e tu lo sai, Giorgio. Però per dare un segno più forte forse sarebbe stato dare alla nostra platea, che è forse un po' più grande di un teatro, e dare il senso di un qualcosa che manca di spazi, che non vuol dire un senso di spazi fisici, non è necessario pensare al fatto che manca la fisicità degli spazi, ma manca lo spazio culturale adatto perché questo movimento possa essere una cosa fisiologica, ci deve essere sostenuta, come la musica, come il cinema. Ora non è il momento di parlare della musica italiana che è come tutta l'arte, come tutto il cinema, è veramente in crisi, e questo è il problema più grande. Siamo in un momento politico, storico, sociale in cui l'arte, che è il movimento, è il primo movimento dell'anima dell'uomo per radunarsi ed essere civili e sociali, sta per essere sconfitto, e questo è il vero motivo della nostra unione qui, credo, no? Non ha importanza se si venga dal cinema, dalla musica o dal teatro. Bisogna, credo che la Puglia sia un esempio buono per questo, e cioè, a prescindere da quello che facciano i chi vendono o meno, ad esempio, quello che ci interessa di chi vendola è il fatto che abbia posto l'attenzione fortissima su una cosa che sembra debba essere considerata oggigiorno come un mero intrattenimento, cioè l'arte. L'arte è l'intrattenimento dei videogiochi, l'arte è l'intrattenimento del Grande Fratello, l'arte è un momento musicale o cinematografico che serve a qualcos'altro, sempre a qualcos'altro. Invece crediamo fortemente che chi guarda dei governanti all'arte come un movimento propulsore di vita sociale, quello andiamo a sostenere. Cioè, molti politici italiani chiedono il sostegno agli artisti nei momenti in cui bisogna votare. No, bisogna sostenere l'arte in Italia, perché l'arte ha creato le piazze, ha creato un movimento culturale incredibile. Cioè, grandi movimenti culturali, grande rispetto per il teatro italiano, per il cinema italiano, per la musica italiana, faranno un popolo migliore. Si parte dall'anima e si arriva al corpo, e questo è il discorso in genere da poter fare, credo.